Bilancio è senz'altro positivo per la Casa dei Giovani, una delle comunità più antiche della Sicilia, che il prossimo 27 dicembre taglia il traguardo dei 40 anni di attività. Fondata da Don Salvatore Lobue, rappresenta il fiore all'occhiello per Bagheria nel campo del sociale. L'idea di fondare in città la Casa dei Giovani parte da un'esperienza di Don Lobue che fece negli anni Ottanta con Don Mario Picchi a Roma, il quale mette l'uomo al centro di ogni attività dei volontari. Per l'occasione saranno organizzati una serie di eventi dal 18 al 27 dicembre, data in cui si celebra il 40° anniversario della Costituzione. Il 18 dicembre sarà inaugurato un nuovo centro di accoglienza per persone con doppia diagnosi in collaborazione con la Casa di Emmaus della Sardegna e il 27 dicembre si concluderà con una kermesse con ospiti di grande spessore. Sicuramente positivo questa, come dire, creazione di Don Salvatore Lobue. Taglierà il nastro dei 40 anni giorno 27 dicembre. Ci saranno degli eventi, faremo dal 18 fino al 27 dei momenti importantissimi, tra cui il 18 inaugureremo un centro di accoglienza per persone con doppia diagnosi in collaborazione con una grande comunità della Sardegna che è la Casa Emmaus. Ovviamente la cittadinanza sarà invitata a partecipare. Poi avremo un momento formativo il 18 e concluderemo il 27 con una kermesse dove sarete invitati tutti. Mi auguro che la cittadinanza possa partecipare perché secondo me è un fiore all'occhiello della nostra città, questa grande opera che ha realizzato Don Salvatore. Penso che sia un risultato importante, 40 anni di attività nel campo del sociale, non è da tutti, è una delle comunità più vecchie della Sicilia e anche d'Italia. Don Salvatore l'ha fondata a partire da un'esperienza con Don Mario Picchi, partendo da Roma, e quindi l'idea di lavorare con i più fragili nasce dalla forza che sprigiona l'uomo, cioè l'uomo al centro di ogni attività. A Ignazio Buttitta va il merito di aver trasformato la Putia di Corso Umberto in una sorta di cenacolo della cultura e luogo di incontro e confronto. Poi per diversi decenni rimase chiusa e dimenticata. Ieri pomeriggio è stata riaperta grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale e della Fondazione Buttitta, in collaborazione con la famiglia del poeta, vicino Sottalarco, altro luogo emblematico della Bagheria che fu, dove un'anziana signora vendeva giocattoli e fumetti di seconda mano. Alla cerimonia presenti tantissimi uomini di cultura e non solo, che hanno avuto un tuffo al cuore nel visitare i locali, che adesso saranno oggetto di un restauro conservativo, per permettere anche ai turisti e ai visitatori di poter ammirare lo storico negozio dove il grande poeta dialettale siciliano prima e la cognata Pina Esaia dopo vendevano generi alimentari. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Filippo Tripoli, gli assessori Daniele Vella e Provvidenza Tripoli, i nipoti del poeta Flora Buttitta, Emanuela Buttitta e Nara Cosa si Bernardi. ricorda lei? Di questo posto? Sì. È un pezzo che su. sono venuta perché era il Natale che venivano tutti, anche i professori. In tante. E mio padre là c'è. Guarda. Vieni, mio Flora. padre. E questa bottega è stata addormentata per quasi 30 anni e ora si sta risvegliando e in attesa del restauro che avverrà. Ogni volta che apriamo, in questa occasione c'è anche una mostra fotografica, e i barioti, tanti barioti, più giovani e meno giovani, si fermano e ognuno racconta qualcosa. E questo ci fa pensare che sia importante riaprire i portoni. Tuo nonno aveva il vizio, no, aveva l'abitudine di pomeriggio di farsi mezza una falda con la tuna. Quando finiva, veniva al bar a bersi un bicchiere d'acqua. Uno di questi giorni posa il bicchiere e mi fa: Bastiato, sentichista, Cannesciata e parmigiano, naputiere maestetano, mortadella costellata, centurina grattata. E lo pucci mislare e scatenò lo temporale, ma lo pucci è sottavento, primo sale a 500. Diversi disagi a causa della carenza idrica per i cittadini in alcuni paesi della provincia di Palermo.
A Ficarazzi, nell'ambito delle attività gestionali e di manutenzione avviate già da qualche giorno da AMAP per individuare e risolvere le possibili cause dei cali di pressione della rete idrica cittadina, si stanno eseguendo delle manovre di distrettualizzazione. Gli interventi sono previsti nelle zone di distribuzione per garantire la copertura del servizio di erogazione alle utenze del territorio cittadino. Tali manovre potrebbero causare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi della torbidità delle acque, che tenderanno comunque a normalizzarsi in breve tempo. A Cerda, lunedì prossimo 4 dicembre, avranno inizio i lavori per il collegamento dell'impianto di sollevamento Burgitabus con la nuova tubazione di adduzione al serbatoio comunale San Nicola, per consentire i quali sarà necessario procedere alla temporanea interruzione dell'accumulo dei serbatoi comunali. A seguito di tale interruzione, nella giornata di martedì 5 novembre, non sarà possibile espletare il servizio di erogazione idrica alle utenze cittadine. Prestigioso incarico conferito all'avvocato Brigida Laimo, nominata vicepresidente dell'Unione Interporti Riuniti. «Sono onorata di aver ricevuto l'incarico di vicepresidente dell'Unione Interporti Riuniti», dichiara Laimo. «Ringrazio per la fiducia accordatami dal presidente Matteo Gasparato e da tutti i membri dell'Assemblea. Cercherò di dare il massimo per la società che mi onoro di rappresentare e per tutti gli interporti italiani». Sarà un anno ricco di iniziative l'anno rosaliano in occasione del quarto centenario dal ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia. Sarà un lungo cammino con molte tappe intermedie in vista del prossimo festino. Secondo la tradizione, le ossa della Santuzza furono ritrovati su indicazione di una popolana il 15 luogo del 1624. L'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice avverte che il giubileo di Santa Rosalia non vuole essere una mera commemorazione o solamente un complesso di manifestazioni civili e religiose, è una preziosa opportunità di rinnovamento spirituale e umano per l'intera città e per tutte le comunità parrocchiali.